Finalmente ripreso l'anno scolastico, primo giorno di scuola, quest'anno in sicurezza. Sì, sono molto contento. Oggi 13 settembre riparte la scuola, quindi sicuramente sono veramente soddisfatto, anche perché ho voluto fortemente la riapertura nel primo giorno utile rispetto a quando stabilito nella conferenza Stato-Regioni, anche se c'erano state delle istanze di posticipare questa apertura, ma io ho voluto dare un'accelerazione, anche perché veniamo da un anno molto difficile in cui diversi giorni sono state fatte delle lezioni in DAD, che sicuramente ha creato delle criticità e dei pregiudizi ai ragazzi. Quindi speriamo in un anno più sereno in cui ci possa essere sempre la didattica in presenza, che sicuramente a livello formativo è migliore. Ecco, le misure di sicurezza ci sono, abbiamo visto, avete fatto tante riunioni negli scorsi mesi, in queste settimane, in questi giorni, fino all'altro giorno. Sì, appena si è chiusa la scuola abbiamo subito iniziato con una serie di incontri, di tavoli, anche a livello di conferenza Stato-Regione, come dicevo prima, per cercare di trovare ogni misura idonea per prevenire ogni contagio nelle scuole. È stato fatto tanto, anche a livello di vaccinazione, siamo tra le prime regioni in Italia a livello percentuale, continueremo a sensibilizzare le persone che non sono vaccinate anche con dei presidi mobili vicino alle scuole, ma continueremo a fare anche dei test salivari con cadenza quindicinale. Quando con partiranno? Dei presidi appena si dividono i presidi da parte dell'ufficio scolastico regionale, quindi ci siamo. Sicuramente è una misura importante per la prevenzione, abbiamo messo in campo anche delle misure economiche a livello di regione, ricordo il 1 milione di euro per acquistare termoscanner che permettono l'ingresso di misurare la temperatura, sono state aumentate le corse, quindi ringrazio da questo punto di vista tua e quindi ritengo che ci siano tutte le misure per un anno più sereno e tranquillo per i ragazzi e tutto il personale docente e non. Questa mattina un tour scolastico è iniziato a Teramo, ho già fatto diverse scuole, ora ci troviamo alla Zippilli, poi proseguirà per dove? Sì, ho iniziato a fare delle visite per capire un po' la situazione personalmente, per fare l'augurio di buon anno scolastico ai ragazzi. Ho fatto già 3 presidi, continuerò nell'arco della giornata e anche nei prossimi giorni, perché voglio girare l'intero Abruzzo per vedere se si riscontrano delle problematiche per poi intervenire nell'immediatezza e cercare di risolverle.